Ben ritrovati, ci ritroviamo insieme per una nuova puntata di Orobi Extra, nella quale vogliamo raccontarvi il numero di maggio della nostra rivista che è ora in edicola. E come sempre lo facciamo in compagnia e con l'aiuto del nostro direttore Paolo Confalonieri. Ben trovato anche a te. Grazie Cristina e ben ritrovati a tutti gli amici che ci stanno seguendo per avere così l'anteprima degli argomenti che trovano sulla rivista Orobie di maggio. A partire dalla copertina che riguarda zone, luoghi mitici per il ciclismo, per l'escursionismo, luoghi veramente da sogno. Sì, perché il 29 maggio il Giro d'Italia, il Giro ciclistico d'Italia, fa tappa in Lombardia, in una parte di Lombardia cara ai nostri amici lettori, vale a dire la valle dello Spluga, il passo Spluga e l'Alpe Motta, è lì che si concluderà la penultima tappa del Giro d'Italia. Quindi abbiamo voluto dedicare la copertina della nostra rivista proprio a questi luoghi, luoghi che gli escursionisti ben conoscono e amano per i bellissimi paesaggi che offrono e che noi presentiamo proprio per ricordare a tutti gli amici la possibilità di seguire i ciclisti che proprio su queste strade percorreranno la penultima tappa del Giro d'Italia il 29 maggio, prima della passerella poi conclusiva a Milano. Quindi sarà una tappa decisiva, sono tra l'altro questi passi poi durante l'estate saranno in alcune giornate, come accade da qualche anno, poi a disposizione proprio dei ciclisti e anche di questo vi racconteremo sia sulla rivista che sul sito. Eh sì, perché davvero gli organizzatori chiudono la circolazione dei mezzi motorizzati di questa strada che raggiunge il passo Spluga e quindi da lì si può davvero percorrere a piedi o in bicicletta a questi tornanti, questa strada e raggiungere il passo e le località della zona. La fotografia di copertina che noi proponiamo è di Roberto Ganassa, mentre gli scarti all'interno della rivista sono realizzati da Roberto Moiola. Paolo, poi prosegue il nostro ciclo dedicato ai cammini e anche in questo caso tocchiamo dei luoghi che smuovono tanti ricordi e tante emozioni. Il servizio noi l'abbiamo intitolato Passi in trincea perché riprendiamo, anzi presentiamo un progetto realizzato dal CAI di Bergamo, la sezione di Bergamo, insieme poi anche alla sezione della Valle Brembana, oltre che dal Centro Studi Storico-Culturale Valle Brembana Felice Ricciputi. Hanno realizzato una vera e propria mappatura delle trincee delle Orobie, l'hanno chiamata Sui passi della storia nel 1915-1915. 1918, per intenderci la linea Cadorna, la linea difensiva realizzata in occasione della Prima Guerra Mondiale e questi studiosi, questi ricercatori, questi appassionati di montagna hanno mappato tutte le strutture tuttora presenti, trincee, camminamenti, fortificazioni, mulattiere sul fronte tra la Bergamasca e la Valtellina e quindi l'hanno mappata nell'ambito di un progetto che inizialmente, con questa prima fase ha previsto appunto la pubblicazione di questa guida in scala 1 a 70 miglia che trovate in distribuzione al CAI, ma poi anche presso appunto il Centro Storico-Culturale Valle Brembana Felice Ricciputi. Una mappa che consente di individuare itinerari che ti portano in questi luoghi segnati appunto dalla presenza di tracce legate alla guerra, ma che ti fa scoprire l'ambiente e la storia in contemporanea. Dicevo, una prima fase di questo progetto perché ci uniamo anche noi di Orobi all'appello lanciato dagli organizzatori, vale a dire stanno cercando documenti, fotografie, testimonianze, diari delle persone che hanno lavorato o combattuto su queste linee, su queste montagne, per poter presentare anche un quaderno storico proprio dedicato a una pagina in più dedicata a questa vicenda delle trincee, delle fortificazioni, dei camminamenti sulle Orobie bergamasche e valtellinesi. Trincee appunto che attraversano veramente un po' tutto l'arco delle Orobie. Eh sì, praticamente si parte dal confine con la provincia di Lecco, si passa per Bergamo, Sondrio e si arriva fino al Bresciano, quindi al Vivione, località dove noi siamo abituati a compiere delle escursioni, ma con un po' di attenzione e con la guida di questa carpa
di questa carta e con le indicazioni degli storici e degli esperti sapremo anche leggere maggiormente i segni presenti sul territorio di questa linea difensiva, la linea Cadorna, che serviva proprio per arginare l'eventuale avanzata del nemico nel 1915-18 verso la pianura padana. Un servizio poi di interesse naturalistico e che racconta anche una grandissima passione in prima persona. E a noi piace ogni tanto dedicare un po' di spazio agli amici naturalisti, fotografi che trascorrono davvero con un'enorme pazienza giornate intere di appostamento per poter portare a termine i loro progetti. È il caso di Massimiliano Manuel Paolino, che in particolare ha osservato una famiglia di gheppi. Lo ha fatto nella Comasca, nella Brianza Comasca, e praticamente si è appostato prima per studiare le abitudini, le consuetudini di questa famiglia di gheppi proprio in questo periodo prima, durante e dopo la nidificazione. Li ha seguiti, li ha fotografati, ha capito le loro abitudini ed è arrivato anche a documentare la fase del primo volo di questi piccoli gheppi, di questi pulcini di gheppi che hanno iniziato così la loro avventura del volo. Ed è documentata tutta questa sequenza dall'arrivo in questo cascinale abbandonato della Brianza Comasca all'Urago d'Erba, poi fino appunto al momento dello svezzamento dei pulcini. E vi segnaliamo anche la scheda faunistica che pubblichiamo sul numero di maggio della rivista, è curata come testi da Flavio Galizzi, mentre le illustrazioni sono quelle delle matite colorate che ben conosciamo di Stefano Torriani. E di questo servizio c'è poi anche la versione voiceover che vi proporremo, come stiamo facendo da qualche mese in qua. Appunto, raccontiamo attraverso il racconto, appunto, la parola, i suoni e le immagini, uno dei servizi che poi noi pubblichiamo. Sì, tra l'altro, per chi si fosse perso le puntate precedenti di questi audio racconti, di video racconti, perché poi li abbiniamo anche a delle immagini che potete trovare, arricchiscono il servizio pubblicato sulla rivista. Tutti questi voiceover che abbiamo presentato finora li trovate anche sul nostro sito internet www.orobie.it, insieme a tanti altre informazioni, agli itinerari che di mese in mese proponiamo. Quindi vi invitiamo a seguirci anche sui nostri canali social, a cominciare dal sito internet, ma poi anche sulla pagina Facebook e sul canale Twitter, e ogni volta vi invitiamo a mettere mi piace proprio per far vedere quanto è grande la comunità che segue nelle sue varie espressioni la nostra testata, la testata di Orobie. Paolo, c'è ancora neve. C'è ancora neve su Orobie, ovviamente spesso a maggio c'è ancora neve sulle nostre montagne, e in questo caso c'è una sciata anche qui nel segno dei ricordi. Sì, davvero quest'anno la neve è stata moltissima sulle nostre montagne, si sta conservando, e quindi la stagione dello sci alpinismo sta proseguendo e proseguirà anche nelle prossime settimane. E ci siamo affidati a un amico di Orobie, al campione di snowboard Cesare Pisoni, nonché direttore sportivo, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Snowboard, che con le fotografie di Matteo Zanga ci porta in un angolo della Bergamasca, in Alta Valle Seriana, sul monte Torena, dove nasce il fiume Serio, dove ha inizio il percorso di questo fiume che poi pochi metri più a valle compirà anche il famoso triplice salto delle cascate del Serio, le più alte d'Italia, che da giugno rinnoveranno il loro appuntamento con gli appassionati. Dicevo di questa uscita sci alpinistica curata da Cesare Pisoni, che in particolare è accompagnato da Maurizio Piffari di Lizzola di Valbondione, quindi proprio delle località di cui parliamo in questo servizio, che è un pioniere dello snowboard. È stato proprio Maurizio Piffari a introdurre Cesare Pisoni a questa che all'epoca era una disciplina nuova sul fronte dello sci. E quindi in questa uscita l'imprenditore edile Maurizio Piffari ci racconta insieme a Cesare Pisoni le emozioni con gli sci di alpinismo e poi nella discesa con la tavola di Cesare Pisoni sulle pendici del Monte Torena, e ci butta lì anche alcune
anticipazione di quelli che sono i suoi progetti, vale a dire l'apertura, la sistemazione e l'apertura di un nuovo rifugio nella zona del Curò, in particolare al rifugio Consoli Web, cioè l'Unione Escursionistica Bergamasca, che a breve, appena avrà completato i lavori, riaprirà. Lui è stato per molto tempo rifugista al Barbellino, al lago naturale del Barbellino, e quindi ritornerà questa sua passione che lo avvicina alla montagna da sempre, ed è anche un membro del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre che conduttore di una unità cinofila che entra in azione quando c'è bisogno. Tra l'altro, come spesso accade con Cesare Pisoni, sono immagini spettacolari, spettacolari luoghi, spettacolari le sue curve, le sue sciate in montagne veramente dietro casa. Montagne dietro casa che lui conosce molto bene, perché ha trascorso l'infanzia in Alta Valle Seriana, a Valcanale, e ci accompagna quindi in questi suoi viaggi tra paesaggi molto belli, ma anche tra emozioni e ricordi che sono molto piacevoli e sempre interessanti da leggere. Non manca poi la pagina del gusto, delle nostre sentinelle del gusto. Sì, Silvia Tropiamontagnosi e Marco Mazzoleni ci accompagnano ancora alla scoperta di golosità nel territorio lombardo. In modo particolare questo mese siamo in provincia di Cremona per presentare un formaggio particolare, il Salva Cremasco. Noi l'abbiamo intitolato, questo servizio delle sentinelle del gusto, formaggio pergamena, perché davvero in questa azienda che noi presentiamo a Trescore Cremasco, da oltre un secolo la famiglia Carioni produce quello che in dialetto viene chiamato Furmace Soc, ed è appunto il Selva Cremasco DOP, che si presenta come un libro antico che tramanda antiche tradizioni locali e che rivivono nei sapori e nei gusti di questa specialità che le nostre sentinelle ci presentano, facendo parlare questa azienda che, pensate, appunto un secolo fa è stata l'azienda con la licenza numero uno per quanto riguarda la produzione casearia nella zona di Cremona. Ci fermiamo qualche istante e ci ritroviamo fra poco con Orobi Extra. Siamo di nuovo insieme con Orobi Extra, vi stiamo raccontando il numero di maggio. Collegato con me c'è il direttore Paolo Confalonieri. Ben ritrovati. Eccoci di nuovo insieme per sfogliare appunto insieme questo nuovo numero, nel quale parliamo anche di biciclette. Torna finalmente alla grande la stagione delle biciclette. Eh sì, poi mai come in questi mesi il turismo, l'outdoor di vicinanza è protagonista, e quindi consigliamo, grazie al contributo di Anna Chiara Merisio e del fotografo Luca Merisio, consigliamo un'escursione in bicicletta lungo quella che è la ferrovia della Val Brembana, l'ex ferrovia della Val Brembana, partendo dal cuore monumentale di Bergamo, da Piazza Vecchia in Città Alta, seguendo la ferrovia, il tracciato dell'ex ferrovia della Valle Brembana fino a Piazza Brembana, quindi anche qui paesaggi, storia ed emozioni che rivivono in queste immagini e in questa esperienza sulla bicicletta, ma che si può compiere anche a piedi, che consigliamo a tutti. E andiamo poi a scoprire Villa Panza a Varese, un bellissimo luogo del FAI che riunisce la storia ovviamente di questa dimora all'arte contemporanea. È un luogo bellissimo perché ci sono davvero tutti gli ingredienti che stanno a cuore a Orobi, e quindi diciamo la storia, l'ambiente, la natura e poi l'arte che qui si incontra, sia l'arte classica in questi ambienti del Cinquecento e poi via via ristrutturati e sistemati di Villa Panza. Siamo sul colle di Biumo a Varese, e tutto dialogo
dialoga in questo spazio. Il servizio noi l'abbiamo intitolato Villa Infinito perché qui è la luce che rende protagonisti gli ambienti e che fa dialogare la parte storica con la parte contemporanea. Le opere d'arte sono soprattutto opere d'arte dell'arte americana contemporanea che qui rivivono grazie alla passione del collezionista Giuseppe Panza che insieme alla moglie Rosa Giovanna hanno allestito in questa dimora storica dove da sempre i vari proprietari hanno prestato tantissima attenzione al bello e all'infinito che sopravvive al trascorrere degli anni e dei secoli. Anche lui ha dato il suo contributo in maniera così straordinaria, ma la bellezza è che si può trascorrere anche un'intera giornata perché il grande parco all'esterno è a disposizione del visitatore che poi può addentrarsi nei corridoi, nelle scale, nei saloni della villa e quindi ci si può dedicare sia all'aria aperta ad ammirare il bellissimo giardino in tre parterre in cui è distribuito all'esterno della villa oppure appunto all'interno vedere quanto è protagonista la luce, quanto è protagonista l'arte, quanto è protagonista la storia, quanto è protagonista la passione per tutti questi elementi da parte della famiglia Panza e del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che ha preso in custodia questo bene dopo la donazione della famiglia e che continua a valorizzare anche con mostre che sono aggiornate di anno in anno e quindi arricchiscono sempre più questa collezione che vi invitiamo a visitare. Torna anche quest'estate un'iniziativa che noi avevamo seguito e sostenuto lo scorso anno, Montagne di Lombardia Magnifiche Visioni, appunto un concorso fotografico che era nato nel momento più duro del lockdown proprio per dare visibilità e per mantenere vivo il rapporto con le nostre montagne che quest'anno viene riproposto. Anche qui con la collaborazione di Orobie e con la collaborazione dei promotori, vale a dire l'azienda Ande di Aldino Anghileri che aveva lanciato questo concorso fotografico per selezionare poi le immagini che stanno accompagnando il calendario 2021 con delle bellissime immagini, fotografie relative alla Lombardia, magnifica visione. Ecco, nel numero di maggio della rivista Orobie torniamo a parlare di questo concorso e pubblichiamo un'altra selezione di scatti che non sono finiti sul calendario. Lo facciamo perché l'annuncio è proprio questo, che anche nel 2021 verrà riproposto il concorso, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi vi forniremo poi tutte le coordinate e anche da questo concorso, sempre legato al territorio e alla bellezza che ci circonda, alla relazione con l'uomo e la natura, culminerà poi in una selezione di scatti che finiranno nel calendario. Una bella collaborazione, la nostra con la ditta Ande, con l'azienda Ande, ma soprattutto un bel coinvolgimento che ha battuto anche qualsiasi previsione in fatto di partecipazione, proprio nel vedere quanto legame c'è tra i frequentatori degli ambienti di Lombardia, montani, ma anche i borghi più di media montagna, con il proprio territorio, l'amore tra fotografia, territorio e il voler sottolineare con i propri click le bellezze che ci stanno attorno. Sul numero di maggio l'abbiamo detto, siamo andati a Villa Panza, sul numero di aprile eravamo andati e vi avevamo presentato il Museo della Barca all'Ariana, Pianello dell'Ari. Proprio nella speranza anche che si torni, si possa tornare nei musei, nei luoghi di cultura. Il Museo della Barca all'Ariana era nato grazie alla grandissima passione di Gian Alberto Zanoletti, adesso è seguito dal figlio Ferdinando che abbiamo in collegamento. Bentrovato. Buongiorno, grazie, bentrovati. Una collezione di barche nata appunto in tantissimi anni di ricerca, di raccolta, sostenuti da una grande passione. Sì, era una passione che mio padre aveva proprio viscerale per quanto riguarda il lago di Como, le imbarcazioni, tutti i tipi di imbarcazione, a vela, motore, da canottaggio, da pesca e da lavoro. Una passione che ha fatto sì che nell'82, insieme ad alcuni amici, aprisse il museo Barca all'Ariana, che è rimasto aperto sino al 2000, poi nel 2000 per vari motivi abbiamo dovuto chiuderlo per un discorso legato alla
messa a norma e siamo riusciti a riaprirlo nel 2018 in una nuova veste, un po' più moderna, un museo proattivo, un museo non solo della parte, ma legato alla cultura del territorio, di una cultura del territorio che si muove principalmente, soprattutto una volta si muoveva sull'acqua, si muoveva sul lago, per quanto riguarda tutto il trasporto, anche l'economia e la vita delle persone. Ecco, Presidente Zanoletti, nel visitare il vostro museo davvero si è immersi in questa grande passione del papà per il proprio territorio, per le proprie radici, per la storia che esprime il lago e quindi in questa che era una vecchia filanda a Pianello Allario c'è davvero di tutto per raccontare questa bellezza che è legata alle barche, alle imbarcazioni, ma a 360 gradi davvero. Esatto, il nostro desiderio è quello di rendere queste barche fruibili a un numero sempre più elevato di persone per poterle vedere, per poterle visitare e poi capire attraverso le metodologie costruttive e le varie barche, le varie tipologie di imbarcazioni, com'era la vita sul nostro lago sino agli anni 70, agli anni 80. Ed è molto interessante anche vedere le nuove sale che stiamo aprendo, che dovremmo riuscire a aprire nell'arco di questa stagione, dove presenteremo delle novità importanti per quanto riguarda il museo. Sono L'apertura. sempre tante le novità, dal punto di vista sia delle collezioni sia dal punto di vista della fruizione, anche nuove passerelle. Esatto, anche perché appunto la collezione, la fondazione al suo interno quasi 500 barche. È impossibile al momento esporle tutte, faremo anche poi delle esposizioni che andranno a tornare, però in questo momento dovremmo riuscire ad arrivare quest'anno a presentare e rendere fruibili quasi 130 imbarcazioni. Interessante il discorso appunto della passerella, perché anche grazie a un'operazione di crowdfunding che abbiamo lanciato, stiamo realizzando un collegamento tra le sale museali e la freccia dei Gerani, che è un aliscafo che ci è stato donato dalla navigazione del lago di Como un paio d'anni fa, e finalmente riusciamo a collegare questo mezzo al resto della collezione e renderlo fruibile alle persone, e verrà nel tempo trasformato in una piccola sala di proiezione, per cui all'interno dell'aliscafo stesso sarà possibile disegnare filmati, molti chiaramente legati alla navigazione, agli aliscafi e tutta quella che è la storia dei mezzi che navigano staccati dall'acqua. Adesso diciamo che con la Coppa America e le barche con i foil è molto di moda, però il concetto di staccare l'imbarcazione dall'acqua per farla andare più veloce è un concetto molto antico. Il primo è stato appunto Forlanini a studiare questo sistema di navigazione che ha un'ottima resa. Ricordiamo che il museo è una realtà non soltanto, diciamo così, storica, dove puoi vedere direttamente con i tuoi occhi appunto tutta questa raccolta unica al mondo dedicata alla navigazione, alla nautica in generale, ma è anche al passo con i tempi, tant'è che voi avete tutti i moderni strumenti tecnologici per consentire anche attraverso il vostro sito internet una consultazione dell'enorme quantità di documenti, di immagini, di testimonianze anche dei protagonisti della vita sul lago, dei campioni, ma anche di chi ha lavorato, ha vissuto di lago nei vostri archivi. Sì, è vero, abbiamo un archivio veramente importante, sono più di 10.000 documenti, un archivio che però per essere conosciuto doveva essere digitalizzato. Sono ormai 3 inverni che i nostri volontari e il nostro personale durante l'inverno appunto ci aiutano a digitalizzare questi contenuti per renderli fruibili tramite il nostro sito internet agli appassionati e agli studiosi. Ci sono veramente dei documenti molto interessanti per quanto riguarda tutti gli aspetti della navigazione da corsa, dei motoscafi, l'evoluzione dei motoscafi dopo la Seconda Guerra Mondiale, e poi anche per quanto riguarda le imbarcazioni a vela, i vari sviluppi di come le barche sono
si sono modificate nel tempo, e questo è un patrimonio di tutti che può essere appunto visto tramite la registrazione al nostro sito, e quindi uno può accedere a questi e tanti altri contenuti che mano a mano verranno messi appunto online. Grazie. Grazie mille, grazie Ferdinando Zanoletti, ringrazio anche il nostro direttore Paolo Confalonieri e ringrazio anche voi che ci avete seguito da casa. Come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana.